No, si crede che ringhio. Dai. Uno, due, tre. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a papà. Tanti auguri a te. Thank you.
spuntino oggi ho voluto provare un esperimento con yogurt bianco magro, un cucchiaino di zucchero e poi ho messo mezzo cucchiaino di burro di arachidi in polvere. Adesso ve lo faccio vedere ed è spettacolare. Il gusto è quello dello yogurt al malto. Allora, questo qui è il burro di arachidi in polvere che ho preso da My Protein e è veramente spettacolare. Io vi consiglio di provarlo perché sono 180 grammi, ma ne basta davvero poco. Mi scuso in sottofondo i bambini che piangono e adesso vado a mangiare il mio spuntino. È davvero molto buono. Mi piacerebbe anche provarlo in mezzo ai pancake, proprio nell'impasto. Se provo poi vi faccio sapere. È buona la mela, Pia? Ti piace? È buona? Meno male. Stasera per cena sto preparando il pesto per loro senza glutine, perché per noi ho quello dell'Eurospin, e sto usando il Bimby perché mi hanno perso, vabbè, hanno perso del frullino, e poi per vedere come viene col Bimby. Allora, come potete vedere, come sempre dice la ricetta, come avevamo già visto, mi dice di mettere 80 g di parmigiano reggiano a pezzi. Io ce l'avevo grattugiato, perciò a questo punto l'ho pesato, ma vado avanti, non lo farò frullare perché appunto il mio è già grattugiato. Ok, adesso dice di andiamo avanti, direbbe di posizionare il misurino per tritare, di riunire sul fondo, poi dice di aggiungere 30 g di pinoli. Allora, per fortuna che c'è la bilancia. Siccome non so quanto basilico ho, perché me l'ha dato mia zia Angela dal suo orto, allora prima faccio così e metto questa quantità, poi se il basilico è di più
aggiungerò un pochettino. Lo spicchio d'aglio opzionale, mi sa che Mauri non l'ha preso. Io ne avevo trovato uno, ma è strauso. Niente, lo facciamo senza aglio. Va bene lo stesso. E poi 80 grammi di basilico, dice, anche qui c'è la bilancia appunto, quindi adesso vado ci ho trovato un altro spicchio d'aglio, ma anche questo è strano. Benissimo. E niente, adesso finisco di metterlo e poi ci vediamo dopo. Allora, siccome il basilico era un pochettino di più, ho aggiunto i restanti pinoli e adesso vado ad aggiungere ancora un po' di formaggio e niente, adesso andiamo a frullare. Allora, come vedete il pesto è finito, l'ha finito Mauri perché io sono dovuta andare un attimino a parlare al telefono. Il gusto è veramente molto buono. Qui c'è il secondo, fatto pesce con zucchine e patate. È buona la pasta col pesto? Quella lì è la pasta picciata e il formaggio. Oggi sto andando a preparare col bimbi la marmellata, vi faccio vedere, la confettura di pere. Io non metterò i fiori di lavanda, solamente la confettura di pere. Per prima cosa dice di mettere nel boccale 1 chilo di pere mature tagliate. Io le ho già tagliate, adesso vado a dargli una sciacquata e poi le metto nel boccale. Ho iniziato a mettere le prime che avevo già sbucciato e tagliato, sono solo 446, quindi vado a tagliare le altre. Pere le ho messe 1 chilo, ho messo anche mezza mela, c'è scritto di mettere 250 grammi di zucchero, ma io ne metto solo 150 perché non mi piace la marmellata troppo dolce. Vabbè, è venuto 160, vi faccio vedere. Come vedete ne ho messi 160, vabbè, ma meglio di 250. Adesso andiamo avanti. Dice un limone, succo spremuto fresco, io ne ho solo mezzo, quindi mettiamo quello. Adesso vediamo.
bisogna posizionare il coperchio e il misurino. Ok, fatto. Adesso dice avanti, ruotare la manopola fino alla velocità 3. Perché deve frullare, penso, le pere, le mele, non lo so. Quindi lo facciamo. Riunire sul fondo con la spatola. Ok. E fatto. Poi dice appoggiare il cestello sopra il coperchio al posto del misurino. Quindi levo il misurino dal coperchio, metto il coperchio. Ci metto sopra il cestello, come dice lì. Avanti. E adesso ruotare la manopola fino alla velocità 1. Nel frattempo prosegui con il passaggio successivo. Procedere con la sterilizzazione di 3 vasetti. Niente, praticamente bisogna, intanto che lui cuoce la marmellata, noi dobbiamo sterilizzare i vasetti, perciò adesso vado a sterilizzare i vasetti dove poi andremo a mettere la marmellata. Finito di cuocere, facciamo avanti. Dice di mettere 2 pizzichi di fiori di lavanda secchi, noi non li abbiamo, e di ruotare la manopola fino alla velocità 1 per mescolare. Lo facciamo perché i barattoli non sono ancora sterilizzati e quindi la faccio andare ancora un po'. In realtà sarebbe da far andare se ci metti la lavanda, ma io non ce la metto perché non ce l'ho, e quindi la faccio andare così. Mamma, io non ho visto della lavanda. Allora, come vedete ha finito, è venuta bene. L'unica cosa è che ci sono rimasti dei pezzi. Allora, siccome Maurizio mi aveva chiesto pere bollite, i pezzi di pera che ci sono li metto tutti in una ciotolina, così se li mangia poi stasera, e invece quella che è passata la metto dentro i barattoli, che tanto sono quasi pronti, e così poi li capovolgo e li metto dentro. Anche proprio il bimbi, vi faccio vedere, vi dice come fare. Anche nei consigli vi dice come sterilizzare i barattoli, come capire se la confettura è pronta, e niente, praticamente dice appunto di metterla nei vasetti sterilizzati ancora caldi, di chiudere subito con i tappi, capovolgere e lasciare raffreddare completamente, di portare i vasetti nella loro posizione e controllare che si sia creato il sottovuoto, e servire o conservare, e basta, abbiamo finito. Quindi adesso poi vado a fare questo lavoro qua, e niente, la confettura di pere è pronta. No. Ah, stavo già girando, mi sembrava che era già la via giusta. Stavo per la via del nonno. Invece no. Ora sta buttando.